cavolo, no, oh cavolo, lo schivalo, lo schivalo, no, lo schivo. Sono diventato una luna normalissima, come potete ben vedere, ma in realtà io nascondo un segreto incredibile. Intanto, friends, saluto ovviamente a Diego Ite FRZ, a Lucky FRZ e a Candido FRZ. Detto questo, vediamo la reazione dei miei amici al quanto questa luna diventerà sicuramente il loro incubo. Oh, proprio bella luna oggi, Già, è davvero bellissima. Sembra molto figa. Più grande del solito. Più splendente degli altri giorni. Davvero. Sembra molto vicina, però. Strano, oggi è un giorno speciale, forse non ho controllato il mezzo. Un po' troppo non so, vicina, sembra... Ma... sembra che tipo stia cadendo qua nella terra, non lo so. Tipo, la luna casca. Ragazzi, perché sta andando così veloce? No, ragazzi, ci avrebbero avvisato se ci fosse stata una cosa del genere. Avremmo sentito il telegiornale, non è possibile. Non è che... scherzi. Che cosa? Trucco! Trucco! Dobbiamo scappare! Che cavolo! Trucco è diventato di pietra! Elox! Elox! Sì! Esatto, ragazzi, il potere di diventare lunar. Avete capito bene. Il fatto è che ho questo potere quante volte voglio. E quante volte voglio posso anche diventare una luna normalissima. Volete vedere cosa accade quando divento una luna normalissima? Va bene. Ecco, Luca è ritornato normale. E anche Elox. Crocco. Ragazzi, state bene, oddio. Aspetta, ma che mi sono spietrificato? Ma come non te ne sei accorto se è diventato di pietra? Ma che male, come faccio a accorgere se è diventato di pietra? Ma io l'ho sentito, sentivo i miei piedi che diventavano duri. Come diventavo grigio. Ma che ne sono tutti di botte di pietra? Che cavolo, ma dov'è la luna? Non la vedo. Ah, scappato. Adesso il zucco, ragazzi. Perché a casa mia, scusa? Andiamo a nascondere perché casa è sicura. Oh, volete andare a casa di Crocco, quindi? Sono diventato Lunar e adesso vi farò vedere io quello di cui sono capace. Che cosa era? Questo suono? Sì. Oddio. No. Che cos'è? Oddio, ragazzi, mi sa che ha qualcosa di leggerissimi. Lunar lancia anche i missili e loro non lo sapevano questo. Adesso lo sanno. Gli distruggo tutto il tetto così che posso vederli dall'alto e posso pietrificarli. Ok, vai, 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 vai. Sembra che non ci abbia visto. Scappate, scappate. Ma cavolo, sono come sono andati? Andiamo. Eccoli. Zoe. Perfetto. Ah, sono andati. Tu non lo vedi, lui non ci vede, ok? Non lo so dove andiamo. Becchiamoli, ragazzi. Non dovrebbero essere andati così tanto lontani. Casa tua, Elox. Casa mia. Ci acconsente. Dove sono andati? No, perché siete usciti? No, ah, Ryan. 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 Dai, entra, che stai aspettando? Ah, che cervello. Ma che cavolo! Ah, perfetto. Tiragli un piccolo istante. Forse si rompe la pietra e si risveglia. Copritevi, ragazzi! Vi conviene coprirvi! Oh, Crocco! Ciao, Crocco! Sono qua davanti alla tua finestra, Crocco! Tanto, sei uno stupido, non posso guardarti dalla finestra! Come cavolo esco? Ma se, che cacchio fate? Ma che cosa? Ma che? Ma che idiota! Ma io pensavo che era così tanto intelligente. Ma che cavolo viene fuori? Cioè, poteva starsene benissimo al piano di sopra e evitare che venisse pietrificato da me. Io sono una lunar, ok? Ma porca miseria, devo avere a che fare con dementi. Vabbè, ok, va bene, ho capito. Diventiamo normali, dai, va bene. Cacchio. Ok, ecco. Oh, ragazzi, cosa è successo? Correte, correte. Sì, ragazzi. Ma non c'è più. Zoe, è una strana, oh mio Dio. Facciamo finta di essere normali. Ma tutto bene, ma Crocco non hai qualche idea? Non lo so, non possiamo abbatterla. Appunto, sei tu l'intelligente del gruppo, dai. Fai l'intelligente. Sì. Allora, magari potremmo distruggere in qualche modo. Non lo so, gli tiriamo tipo la TNT Ryan, però in modo da cannone, non lo so, qualcosa di esplosivo. Sai costruire un cannone? Io ho la TNT.
Ma che cosa? Ma non ti arriveranno mai. Cannone. Non l'ho mai fatto un cannone. Ma che problemi hai? È troppo. Oh, no, ragazzi, cavolo. Il cannone non ce la fa. Dovremmo fare qualcosa di più tecnologico. Vedo davvero di distruggermi così. Sì, tipo. Un razzo, veramente. Un razzo. Possiamo poi farlo. Ragazzi, in ogni caso dobbiamo ripararci prima che torni. Hai ragione. Non credete che andiamo a discutere in casa mia, venite. Andiamo, andiamo. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok, se sto andando tutti a casa di Alex. Ce l'ho qualche materiale per costruire un razzo? Può farlo. Ma io non ce l'ho i materiali, ma che cavolo. Cioè. Ce li ho io! Tante volte. Tutti? Tutti! Ma dove li hai presi? Ce l'ho, stai zitto, dai, non farti domande. Ok. Ok, Alex quindi vuole utilizzare le armi di distruzione di massa come ce l'ho quelle che ho in mano. Oh cacchio, potrebbe essere un danno. Ma io sono Lunar e sono anche un sacco veloce. Ok, vediamo un po'. Aspettiamo che scendi, Dono. Così almeno posso pietrificarli una volta per tutte. Com'è giusto che sia. Sì. Ok. Magari devo fare okay. Ancora un coso di atterraggio per piazzare bene. Vabbè, vabbè, okay. Lo guido tranquillo, lo guido io. Dobbiamo trovare guidarci. Un punto per la patente, ho la patente, fidati, l'ho presa la settimana scorsa. Non penso ci voglia. Bisogna costruire una piattaforma. Ma zitto. Ah, settimana scorsa. Cosa? Dove? Aspetta, allora, mettiamolo sopra, apritemi il tetto. Ok. Ma che cavolo? Ma sei serio? Ma è un modo per farci pietrificare. È la nostra unica possibilità. Ma come facciamo così? Ci vede, diventiamo pietra. Abbassate la testa. E come facciamo per il tetto? Appunto. Si sta scavando la tomba da solo, vai ragazzi. Cosa? Okay, aspetta, mi sto aiutando quindi. Oh porca miseria. Oh no, che cos'è quel coso? Oh no. Cacchio. Un momento, devo aprire ancora. Dai, veloce, dai, io non posso partire se no. Ok. Oddio. Haha, io ho distrutto tutto il missile che avevano. La casa è razzo. Non è vero. Era qui sotto. Come? No, no. Oh cavolo. Lo schivo. No, lo schivo. Meno male. L'ho schivato. Aia. Meno male. Sono cascato dal razzo. Meno male. Ma dov'è? Ah, sono fuori casa mia, mi sono fatto male al piede. Aia. Dentro. Ok. Avete visto, ragazzi, come ho schivato le cose? Adesso però tocca a me. Crocco. Perfetto. No, Crocco. Non riesco a muovermi, ragazzi. Aiutatemi. Copriti. Nasconditi. Provate a fare un altro raggio. Dai, proviamo a fare un altro razzo. Dai, un altro razzo, aspetto. Oh no. Oh cavolo, io ho buttato per sbaglio il mio bazooka. Questo dovrebbe essere un problema. Cacchio, c'è il mio bazooka nel tetto. Cacchio, io più di tanto non riesco a raggiungere il tetto. Oh no, questo potrebbe essere un problema. Oh no, se prendono il bazooka e mi prendono, vediamo se abbiamo un altro fine. Razzo, ragazzi. Oh no. Sicuro, potresti farti male. Cacchio, speriamo che scompari quella bazooka dal tetto. Guarda lì sopra. No. C'è un'arma. No, potrei prendere il mio bazooka. La vedi anche tu, Elox, lì sul tetto. Un attimo, sto cercando di uscire da qua. No, ti prego. Il mio piede. Oh no. Dove, quasi, cosa? Devo pietrificarli. Ok, Zoe. Quindi, ragazzi, dobbiamo fare... Zoe. Zoe, ma... Oh mio Dio, dobbiamo muoverci. Ah, ecco, non l'ho visto. No. Elox, devo farlo prima che... Luna! No! Buona seconda. No! Cacchio! È cascata! Oh, ragazzi, è caduta la luna. Dove è andata? Ragazzi, ci posso credere. Attento, Rayo, spostati. Ok, ero io la luna. Sì, vi ho fatto uno scherzo. Sì, qua sono. Ciao. Che cavolo, è sempre lui. E ci hai pietrificato. Aia. Ci hai pietrificato. No, ti prego. Elox, possiamo parlarne, Elox. Non rilanciarmelo. Sotto, vieni qua. Aia, cacchio. Dai, ragazzi, era uno scherzo. Aiuto. No.